Crisi sanitaria nel territorio brindisino, l'allarme anche dell'Ordine dei Medici dopo la chiusura delle parti del Camberlingo di Francavilla Fontana. Non usa mezzi termini il presidente Arturo Oliva, che parla di una crisi ormai aperta della sanità brindisina. Quello brindisino secondo me è già esploso, la situazione è drammatica, al di là del caso dell'ostetrice di Francavilla, che come ripeto, e questo è emblematico, non è la situazione peggiore, senza voler fare allarmismo, ma ci sono delle situazioni come organico di diverse discipline che sono peggiori rispetto a quella di Francavilla. È stata una scelta sorprendente e inaspettata, non fosse altro perché l'organico di ostetricia di Francavilla non è che sia così particolarmente critico come in realtà è in altri reparti. A noi risulta la grossissima difficoltà in cui versa il reparto, in realtà è l'UTIN, l'unità di terapia intensiva neonatale, e ha rappresentato in questi anni un po' il fiore all'occhiello dell'assistenza ospedaliera dell'intero territorio provinciale. Ed effettivamente è a rischio.